Si preannuncia un vero e proprio braccio di ferro fra governo e regione Abruzzo sulla richiesta del Ministero della Sanità di conoscere la data di chiusura del punto nascita dell'ospedale civile di Sulmona. La giunta Marsilio non ci sta e promette battaglia, come spiega ai nostri microfoni l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Nel 2015 col DM70 è avvenuta la chiusura del punto nascita di Sulmona. Poi è stata chiesta una proroga, una deroga all'apertura, presentata ulteriormente da noi nel 2019, a pochi mesi dal mio insediamento. Oggi arriva una risposta, dopo un anno e mezzo, una risposta che impone una chiusura alla quale noi non daremo una risposta affermativa, non la condividiamo per motivi importanti e validi, in quanto il presidio ospedaliero di Sulmona, in modo particolare il punto nascita di Sulmona, dà risposte a tutte le donne di quella zona, di quel territorio, di quei comuni che vivono in una zona orografica disagiata. Aver letto che si può andare a partorire in un'altra regione, in un altro comune, a noi dispiace molto, per cui porteremo avanti le nostre istanze e soprattutto ho chiesto un intervento alla ALS di procedurare tutte le norme di messa in sicurezza e di ampliamento del personale, cosa che dobbiamo verificare perché questa istanza è partita a luglio del 2019, quindi verificheremo questi requisiti e andremo avanti e richiederemo di nuovo al Ministero di verificare i nuovi dati. Dire che un presidio non raggiunge le 500 nascite ormai è fuori tempo e fuori luogo. Sappiamo che i nati non solo a Sulmona ma in tutta la regione, in tutta la nazione sono notevolmente diminuite le nascite, per cui so che è in atto anche a livello ministeriale un tavolo, un momento di confronto per rivedere questi parametri, questi criteri sul numero delle nascite, e quindi andremo avanti a difesa delle donne di quel territorio.